Il nuovo direttore generale del Policlinico di Messina è Marco Restuccia, 50 anni, nato a Taormina, ha rivestito fino allo scorso 30 giugno il ruolo di direttore amministrativo del Cannizzaro di Catania. Con una laurea in giurisprudenza e con un percorso professionale di direzione strategica che si snoda su più fronti in ambito sanitario, può vantare la qualifica di dirigente dal 1999 con esperienze in diverse realtà ospedaliere sia a Catania che a Messina. Dal 2006 al 2009 è stato direttore amministrativo presso l'azienda Papardo, stesso ruolo ricoperto poi dal 2009 al 2011 all'ASP 5. L'azienda universitaria di Messina è un'azienda con grande complessità ed è un'azienda in cui i due momenti dell'assistenza ospedaliera, della formazione e della didattica si devono coniugare e questo impone che ci sia grande sintonia fra l'azienda nella sua componente di vertice e l'università. Andiamo incontro a un momento di grande riforme che è quello legato alla nuova rete ospedaliera che si sta definendo in questi giorni e che si dovrebbe attagliare in modo perfetto all'interno dell'azienda Policlinico. Successivamente faremo la nuova dotazione organica per poter determinare il fabbisogno di unità di personale e cercheremo di rendere compatibile il nuovo assetto organizzativo con le risorse che ci vengono assegnate in modo da poter mantenere quelli che sono i vincoli della missione dell'azienda Policlinico. Durante la presentazione alla stampa che si è svolta presso i locali dell'università non sono mancate parole d'elogio espresse da parte dello stesso rettore Pietro Navarra. È una persona sulla quale l'università conta per consolidare un rapporto di collaborazione piena, sinergica per lo sviluppo delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali dell'ospedale universitario Policlinico Universitario. Al nuovo direttore generale spetterà adesso nominare gli altri vertici dell'azienda, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.